Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika, oggi nuovo video haul, in realtà ancora una volta della cartoleria e questo perché non ho fatto vedere proprio tutto nell'altro video perché mi devono arrivare alcune cose, quindi ve le faccio vedere ora e in più appunto vi faccio vedere anche le altre cose aggiunte. Altra cosa che questo video non ci sono solo cose mie ma ad esempio anche di mia madre che è professoressa e è andata a comprare qualche giorno fa delle cose che le servivano e quindi mi piaceva appunto farvelo vedere perché può essere una buona idea anche avere queste cose. Detto ciò, prima di iniziare a lasciare il video per supportarmi vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come Red Eric. Iniziamo! Ok, appena iniziato a piovere, quindi se sentite delle goccioline sulla finestra è perché cadono goccioline sulla finestra, spero non le sentiate, però iniziamo subito. Allora, la prima cosa che mia madre ha acquistato è questo borsellino che è di Tiger, verde con la cerniera con color oro e rosa. Molto bello, piccolino, giusto per mettere l'essenziale ed è in pelle. Molto bello l'interno, ora l'ho visto. Comunque vi lascio tutti i link, almeno o di cose simili, perché alcune cose le ho comprate, le abbiamo comprate fisicamente, quindi vi lascio nel caso cose simili giù in descrizione o su Amazon o da altri negozi, in altri siti. Seconda cosa è questo che è un raccoglitore semplice nero. E niente, può sempre servire, in realtà serve a mia madre perché ha tante classi e quindi per dividere un po' le sezioni e appunto ad anelli con 4 anelli qui. Molto semplice, questo è in cartoncino duro, tipo sì, sempre sembra similpelle. Togliamoci davanti questo che pesa un sacco ed è una risma, una delle tantissime risme che abbiamo, ed è una risma Fabriano a 4,80 grammi per al metro quadro. E niente, super bianco, molto utile, anzi utilissimo, perché a me servono sempre, li finisco sia per brutta sia appunto per prendere appunti eccetera. Anzi, se volete un video Studio With Me, fatemelo sapere giù nei commenti e lasciate un like, così almeno so che lo volete. Andiamo avanti, voglio che sia abbastanza breve perché l'altra volta il video è durato un'eternità, non voglio che succeda di nuovo, e vi mostro queste penne. Telefono, ok. Queste penne in realtà potete notare che è già andata a ruba una, che era quella blu, perché stavano due blu, una rossa e una nera. Questa qua l'abbiamo presa in negozio e vi lascio comunque delle penne, se non di questa marca, molto simili, sempre giù in descrizione. Non so come scrivono, però sono molto utili le penne e dovrebbe essere questa a gel. Forse, non lo so. Andiamo a provarne una, anzi. Vado con quella blu perché è quella che interessa a me. Bello il tratto. Non so se riuscite a vedere qualcosa, però molto molto bello il tratto. Ed è anche molto sottile la mina. È un millimetro. Bello, bello, bello. A me piacciono molto più le penne sottili che quelle ciotte. Dopodiché, sempre della stessa marca, dovrebbe essere, più o meno, vabbè, sempre nello stesso negozio, però l'abbiamo preso, è questo pennarello indelebile nero, sempre utile per scrivere sui CD, per scrivere la materia sopra il quaderno, qualsiasi cosa, serve sempre un pennarello nero indelebile. Altra cosa che sono andate già a ruba, perché qui in questa casa non ci sono, non so perché, ma non ci sono mai, sono queste le cancelline, le chiamo così, e questa è una cancellina molto semplice, ne erano 3 nel pacco, sempre simile a quelle di prima tra penne e appunto pennarello. La confezione era da 3, questa è di 1,5 mm, la larghezza della punta che è tipo in alluminio metallo, non lo so, e poi questa l'ha lasciata a me mia madre perché sa che mi serve, e poi ne ho presa anche un'altra che è questa qui, sempre cancellina, però questa volta a rullo. In realtà io, a parte che il colore è bellissimo, cioè verde lime, però diciamo che queste qua non le prediligo tanto per la quantità di prodotto perché non durano mai niente, ma le prediligo perché sono comode. Dato che devo prendere appunti molto molto velocemente, io con questa vado così, faccio 2 secondi e posso subito scriverci. E poi altra cosa, questa qua è molto bella perché poi da dietro ha una gomma. La gomma non ho capito se serve perché si può togliere
la parte di cancellina applicata prima dal rullo oppure perché serve solo per cancellare la matita. Non lo so, questa cosa la devo ancora provare perché è praticamente nuova, l'ho usata poco, come potete notare dai rulli. Altra cosa che è sempre utile, e anche utile da tenere sulla scrivania magari, è questo che sarebbe lo scotch. Questo scotch però non è né quello trasparente né quello di carta, ma è quello opaco bianco. Così, volevo provare appunto questo scotch, è verde sempre il portascotch, tutto qua. Io ho sempre tenuto sin dalle elementari uno scotch nello zaino ed è sempre servito a scuola, quindi se andate voi a scuola a me è sempre servito, per qualsiasi occasione sempre, io ce l'avevo tutti quanti, ieri cambiate lo scotch, tieni, subito. Andiamo avanti, abbiamo qui questa che sarebbe una spillatrice, eccola qui, una spillatrice rossa, grande, bella, molto utile, e niente, può servire appunto per spillare le slide, per spillare le fotocopie se vi danno i professori a scuola, a mia madre serve per fare tutte le cose dei professori, eccetera, quindi ok, utile. Altra cosa che a mia madre serve tanto è un'agenda, e infatti questa è sua, la mia deve ancora arrivare come dicevo dall'altra parte, come dicevo nell'altro video, che vi lascio sempre qui sulla di informazione oppure giù in descrizione se non l'ho già messo sulla di informazione, ma deve ancora arrivare perché la devo ancora scegliere, e mi piacciono quelle del gruppo Eric si chiama proprio, quelle sono spettacolari e non vedo l'ora che esca quella appunto per il 2022, perché non le settimanale deve essere e non la voglio che parte da settembre finisce l'agosto, perché non ha senso secondo me. Dicevo che questa qui invece è di mia madre ed è l'agenda dell'insegnante, non so dove la potete reperire, se la potete reperire oppure solo per gli insegnanti, non ne ho idea, comunque è fatta molto bene perché la sbirciavo l'altra volta. E allora qui vabbè, note personali con orario provvisorio e orario definitivo, c'è veramente tantissima roba da poter inserire all'interno, vi dice anche qui la spiegazione cosa accadrà con il Covid-19, riferimenti provinciali non so per che cosa, no vabbè, c'è pure lo stipendio mensile degli insegnanti del mese di luglio 2019 e c'è il calendario. E l'agenda inizia praticamente poi con tutti i mesi così in verticale. E poi c'è i testi adottati. Ah ok, c'è per materia, corsi di aggiornamento per i professori perché li fanno in continuazione. Qui c'è la sintesi, adempimenti e riunioni. E poi con le note e si inizia effettivamente il diario, che è pure questo settimanale come piace a me. E alla fine ho visto che stanno altre cose. C'è il dizionario numeri, dall'italiano all'inglese al francese allo spagnolo al tedesco e al giapponese. Poi c'è anche il dizionario pasti, sempre le stesse lingue, cioè c'è un mini dizionario. Poi c'è il dizionario acquisti quotidiano, c'è poi il dizionario per la conversazione, sempre nelle stesse lingue, e poi c'è prefissi telefonici, codici, internet e targhe per ciascuno stato. Poi c'è il fuso orario, bellissimo. Si è scaricata la macchinetta, però noi andiamo avanti molto velocemente perché sto perdendo tempo su questa agenda. Insomma, poi ci sono i pesi e misure, eccetera. Principali compagnie aeree, informazioni per chi viaggia. C'è di tutto, aeroporti, numeri telefonici, utili, polizia, carabinieri, tutto. Wow, ok, se la potete acquistare, acquistatela perché è favolosa. Poi andiamo avanti, le ultime cose. Iniziamo anzi da questa. Questa che sarebbe quella specie di spillatrice che fa i buchetti. Sotto c'è la parte in gomma che si toglie e appunto escono poi i fogli bucati, cioè la parte bucata del foglio. E questo serve molto appunto per i raccoglitori. Altro raccoglitore, oltre a quello rigido, che mia madre porta in borsa, e questo dovrebbe portare in borsa perché l'ha preso tipo ieri, è questo qui. E questo qua è molto più utile perché è più sottile come potete vedere ed è molle, cioè è molto mollo, quindi si ambienta bene nella borsa. È bellissimo, è soft touch, stupendo, in questo celestino. E poi all'interno questa parte verde, come potete vedere, è un separatore. Ora non vi posso far vedere cosa sta scritto sul foglio bianco perché è di mia madre, non lo so, bla bla bla. E appunto ci sono questi separatori in base al numero, mia madre li separa per la classe e infatti già ho utilizzato dal 12 in giù, dovevano essere 20 sì mi pare, e li utilizza per le classi.
Oltre a quelli abbiamo infine questi fogli che sarebbero quelli proprio adatti per il raccoglitore, i vari raccoglitori. E nel caso appunto servisse ad esempio un foglio bianco, si utilizza questo per fare i buchetti e diventano fogli per i raccoglitori. Bene, finito il video di oggi. Io spero non sia durato tanto perché parlo a dismisura, ma non sono così nella realtà, potete chiedere ai miei amici, veramente. Vabbè, a parte questo, dire cavolate. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete il video Study with me, quindi fate un pollice in su, mettete like e fatemelo sapere giù nei commenti. Noi ci vediamo con un nuovo video, trovate anche su Instagram come Red Eric e ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarmi. Baci!